barca, angelo mari in tempesta, riviglia, racconti che mi mangia la testa, racconti lontani di tempi fuoriuti e voci di me nonni che contavano. Cerca di fortuna, sventurato in questa terra onde non vivi più la luna. Lo canto soavi, si risalta all'aria e triste un ricordo. Siamo felici di avervi qua con voi per questa serata di degustazione e di divertimento. Cosa dire? Sono felice proprio perché è un'occasione per valorizzare quelle che sono le risorse del paese e quello che vogliamo che sia il paese, una cosa, qualcosa che vada verso uno sviluppo bello e condiviso da tutti. Questa sera più che altro una degustazione di vini, abbiamo due cantine, possiamo dire cantine, una non è proprio un produttore artigianale ma molto bravo, quindi sarà una bella occasione. E poi la cantina di Malaspina che presenterà il novello. Mi ricorda Don Giovanni di dire che domani sera ci sarà un'altra serata a Marina di San Lorenzo, anche perché Don Giovanni collabora con noi quasi sempre, quindi è giusto che anche noi diamo una mano alle sue iniziative. Quindi domani sera tutti a San Lorenzo mangiare le crespelle. Noi stasera non mangeremo crespelle, mangeremo dell'Alesto Pinta, prodotta con la farina della comunità del Gran Aspromonte. La comunità del Gran Aspromonte è una comunità di produttori aiutata, come dire, la comunità di per sé già qualcosa che fa parte del suo futuro. Comunque poi vedrà Cristina Ciccone, perché abbiamo l'onore di avere qua la segretaria fiduciaria della condotta Reggio Calabria, l'area meccanica dei Slow Food. Il vino ce lo presenterà Antonio Mancheda, ma prima che ci presenti il vino ci presenterà naturalmente due vini, questo il novello di Malaspina e il rosso vino di La Valle. E niente, cosa altro dire? Divertitevi, bevete abbondantemente, meno chi guida non si può bere. Buona continuazione, comunque tra due parole anche Francesco Sancar, che è il delegato AES della provincia di Quetta, giusto? Ecco, quasi il microfono a lui, che è molto più bravo. Anzi, prima di lui direi che è meglio che dica due parole a Cristina, così. Cristina c'è? Così vi spiegherà meglio di me quello che è Slow Food, perché anche se molti di voi ce lo conoscono, però è molto brava. Slow Food penso che più o meno lo conosciate. Per chi non conosce, Slow Food si occupa di cibo. Noi qui stasera come Slow Food siamo innanzitutto, siamo venuti per il nostro personale benessere. Perché dico questo? Perché siamo venuti per stare tra amici, tra soci e amici Slow Food. Siamo venuti per mangiare cibi buoni, puliti e giusti. E questo benessere nostro, che potrebbe sembrare egoistico, alla fine non è così, perché pensare a noi stessi significa pensare invece agli agricoltori, pensare alla terra, perché cibi buoni, puliti e giusti significa stare bene perché si mangiano cose buone, ma sostenere chi queste cose buone le fa, quindi saper scegliere cosa mangiare e sostenere chi queste cose le sa fare.
Un esempio di tutto questo è la comunità del Gran Aspromonte, che è nata all'interno della condotta Reggio Calabria Area Recanica. Comunità nata grazie al lavoro di Salvatore, di Donatella, di Nunzio, che hanno voluto motivare ancora di più quei pochi produttori di grano dell'area a aumentare questa produzione. Noi oggi, grazie al Movimento Slow Food, grazie ai soci della condotta, grazie a tutti quei co-produttori, quindi consumatori attenti, che hanno scelto questo grano e questa farina, siamo molto contenti perché il numero di produttori è aumentato, la produzione è aumentata, la farina si conosce di più e si fanno più prodotti. Cioè, Donatella nel tempo, durante l'anno, realizza vari laboratori sulla pasta, dolci, pane, per spiegare l'utilizzo di questa farina appunto per realizzare il pane, i dolci, la pasta. Io non tolgo altro tempo agli esperti, vi ringrazio per la presenza e buona serata e benessere anche a voi. Grazie. Dunque, adesso ci sarà la degustazione, però volevo dirvi che chi subito dopo la degustazione, mentre potete cominciare, già a prendere anche gli altri da consumare, che sono già pronti in cucina, comunque per le preparazioni. Ci sarà, oltre alla restopizza che avevo detto prima, ci sarà del pane sempre con la farina del grano Aspromonte e con la farina di Germano, che è prodotta a Cardego. Una fetta di pane con la farina del grano duro da Aspromonte e una di Germano, condita con erbette selvatiche e l'altra, vabbè, poi le vedete come sono condotte, comunque tutti i prodotti non pare. Passo la parola a Francesco. Grazie Salvatore. Allora, buonasera a tutti. Nel frattempo questa non è proprio una vera degustazione, è una chiacchierata. Mi sento la mia voce. È una chiacchierata sul vino, perché non vogliamo essere né pesanti né tediosi, deve essere una cosa allegra. Stasera si parla di vino e San Martino è passato da poco, il vino nuovo. Stasera assaggeremo il vino nuovo, penso che sia quello di Salvatore al tavolo lì, penso che sia quello nuovo. Però stasera abbiamo il novello della cantina di Malaspina e un vino però dell'anno scorso, che ancora, poi per certi aspetti, è ancora un vino giovane. E ve lo dirà fra poco Antonio. Volevo spiegare semplicemente due cose sul... come dici? Scusa, il vino alla mia sinistra, il vino rubino alla cantina La Face. E stavo dicendo, mi interrompo, ma sei un disgraziato, mi interrompo. Allora, stavo dicendo, la differenza tra il vino, allora si dice che a San Martino ogni botte diventa vino. Stasera noi non assaggiamo vino nuovo, ma vino novello, è un'altra cosa. Il vino novello è una tipologia di vino. Una tipologia di vino fatto in maniera diversa da come si fa abitualmente il vino. È una macerazione carbonica. Magari ve lo spiega meglio Antonio, però sappiate che non è un vino. Quindi è un vino che nasce e muore così. Non è un vino per invecchiamento, è un vino da bere immediatamente, da bere giovane e da bere così com'è. Quindi ora noi faremo questa chiacchierata sul vino, a cura del nostro amico sommelier Antonio Macheda. E se non avete il vino potete anche prenderlo, però siccome non è importante che abbiate in questo momento il vino, ma dopo faremo le considerazioni una volta che berrete o l'uno o l'altro o tutti quanti i vini li vorrete assaggiare. Ovviamente vi dico di bere responsabilmente, di mangiare in modo che il vino non faccia effetti sgraditi sulla nostra testa, e lascio la parola ad Antonio. Grazie. Se state attenti, magari vi faremo innamorare di qualcosa sul vino. Buonasera a tutti e grazie ancora. Io vi presento, sono Antonio Macheda, sommelier della Sicilia. Ho rotto il microfono. Sono sommelier dell'associazione di grandi sommelier di Reggio Calabria. Questa sera, come diceva Sacca, vuole essere una chiacchierata sul vino, quindi abbastanza informale, prenderei molto i vostri interventi e i vostri domande. Degustiamo due vini tra loro molto diversi, un vino che il nome richiama la gioventù, però
il vino richiama la gioventù, però lui nasce maturo, ti spiegherò come voglio dire. Vedo un altro vino che ha anni dietro le sue spalle, che però prepotentemente vuole rimanere giovane per parecchio tempo. Ritorniamo al novello. Il novello di Malaspina è un vino fatto con macerazione carbonica. Cosa vuol dire novello? A un certo punto un gruppo di studiosi che facevano degli esperimenti sull'uva capiscono in Francia che un'uva lasciata in una cella senza ossigeno, senza proprio uva, non mosto, era diventata qualcosa di diverso. La pigiano, ne fanno del vino, esce un vino particolare. Da quel giorno questo vino viene chiamato vino novello, perché riesce a diventare bevibile in pochissimo tempo, riesce a conservare delle caratteristiche particolari che adesso andremo a vedere, e diventa per le cantine, diciamo, il vino d'attacco dell'annata. Infatti tutta la legislazione che parte dalla Francia lo ha normalizzato, quindi ci sono delle date in cui lo può uscire, delle date fin quando si può tenere sul mercato. Perché vi dicevo, questo è un vino che nasce già maturo. Cosa vuol dire un vino maturo? Un vino maturo non è un vino che è vecchio di età, ma è un vino che è arrivato al suo massimo, cioè che lui è fatto in questo modo, lui è al massimo, non avrà spazio di evoluzione, non diventerà migliore, è nel momento massimo della sua esistenza per come è stato creato, per come è stato progettato. Questo è il novello, ma il cambio da scambiare con il vino nuovo. Tra l'altro il vino nuovo, cioè il vino dell'annata, è sempre un vino sempre più raro, è il vino di tutti i giorni magari, che poi però viene messo nel commercio con l'anno nuovo, viene messo in commercio poi a marzo, ad aprile, non viene mai messo in commercio a novembre. A novembre viene messo in commercio invece il novello. Il novello viene fatto con macerazione carbonica, cioè questo, le uve vengono messe intere in lietini chiusi e vengono fatte fermentare dentro il loro acino, poi vengono pigiate, e quindi questo tipo di fermentazione dà una velocità di trasformazione del vino e di profumi particolari. La legge permette anche dei tagli della maturazione carbonica, questo qua è un vino ben fatto perché è 100% maturazione carbonica. Quali sono le caratteristiche? Grande fragranza, grande gioventù, profumi di frutta, profumi di fiori, grande morbidezza, grande bevibilità, un vino facile, ha riscontrato il gusto delle persone, quindi ha avuto questo boom negli anni passati anche per questo, che è un vino facile, un vino che piace sia alle donne, sia alla gente giovane, sia a chi non è abituato a bere il vino. Andiamo a sentire se è vero questo che dico. Ecco, questo profumo vinoso di mosto, di cantina, di sfinatura, di quando si entra nella cantina dove si fa il vino, profumo di frutta, di fiori, niente o poco di più. Al gusto, grande morbidezza, bella freschezza. Questo di Malaspina ha una caratteristica particolare che non si trova spesso in altri novelli, forse non si trova quasi mai, addirittura molto probabilmente il fatto che i vitigni autoctoni locali hanno grandi cariche tanniche. In questo vino si sente una nota tannica che normalmente nel novello non c'è. Cioè, è un novello che vuole assomigliare molto a un vino, bello di corpo, anche come colore. Però è una caratteristica di questo novello in generale, in particolare. La nota tannica e i tannini sono quella parte, quella sostanza che c'è nel vino, in particolare nel vino rosso, che ti crea astringente, che ti asciuga la bocca. Immaginate, se dobbiamo dare un'immagine, dei tannini sono il cagliacervo. Tutto quello che nella bocca ti asciuga, è ruvido, quello è dato dai tannini. I tannini nel vino sono importanti, in particolare nel rosso, prima perché danno un corpo, danno una struttura al vino, lo rendono gradevole alla, e poi danno la possibilità di durare
perché i tannini proteggono la rinossazione, poi si trasformano in caso anche con altri gusti, un vino che nasce per essere invecchiato ha deve avere dei tannini maturi benevolenti. Un novello normalmente non ce li ha i tannini, quello di Martini in particolare ha questa carica tannica che è gradevole, però non disturba per essere un novello. Probabilmente è stato dal fatto che è fatto parlare di Gagliocco, che il Gagliocco è un vino di 3 anni e un vino di 30 certo. Qualcuno riconosce qualche settore particolare, perché vuole intervenire in qualche modo? Sì, la pagata. Wow, non è bello, è stata la vera. Ma mi benedico così iniziato. No, è infinita. No. No, è rimasta. No, è che fai? Ma mi benedico così iniziato a mangiare, va! Mi benedico! Un applauso. Ora mi benedico così iniziate a mangiare. Benedice Signore queste famiglie, il cibo e coloro che lo stanno preparando. E Salvatore per l'ospitalità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Un applauso a voi stessi. Ecco, vi aspetto domani, come diceva prima Salvatore, dalle ore 18:30 in poi a Marina di San Lorenzo per la crispellata. Ci sarà il vino di Malaspina, e questa sera l'abbiamo comprato, e poi ci saranno le crispelle di diverse tipologie. Crispelle normali, come ci saranno le crispelle con le alici e la mortadella. Ecco, vi aspettiamo. Poi ci sarà tanta tarantella, organetto e Ciccio Mugera che sarà con noi in compagnia, va bene? Buona serata a tutti. Auguri e sono contento anche di essere intervistato da voi, perché Telemelito per me è importante in quanto sono di Melito sono importanti queste manifestazioni, perché oltre a promuovere i prodotti locali danno anche un panorama culturale più ampio dei nostri paesi. Questa sera abbiamo assistito alla degustazione di 2 cantine, ne parliamo? Sì, abbiamo 2 cantine, una molto importante per me il Porto Salvo, che è Malaspina, che ci sta dando tante soddisfazioni, e una che più che una cantina è una vigna, un produttore che ha iniziato adesso a lanciarsi nel mondo del vino, che comunque ci dà grandi speranze, ha grandi ambizioni di produrre qualità. Si è parlato anche di differenza tra vino novello e vino maturo, cosa significa? Un vino novello è una tipologia di vino, non confondere col vino nuovo. Ha un suo metodo di lavorazione che si chiama macerazione carbonica, ha delle regole di produzione, quindi ha un intervallo nel quale può essere venduto, ed è molto diverso da un vino nuovo, che invece è il vino dell'annata precedente. Il vino significa il vino novello paradossalmente è un vino maturo, perché nasce nel massimo della sua evoluzione e morirà così. Diverso è un vino invece che come quello che abbiamo assaggiato, il Rubino, che pur essendo un vino dell'anno scorso ancora è molto giovane, perché ha speranze di un affinamento molto lungo.
Sosteggiare un calice di vino ha delle qualità particolari anche per quanto riguarda la profumazione, come mai? L'ho detto anche nella degustazione, un calice di vino non è solo, solo una bevanda o un alimento, bensì ha la caratteristica di raccontare molte storie, raccontare la storia di se stesso, dei produttori, della terra, del luogo dove è stato prodotto, ed è questa la fortuna del vino. E per quello che il vino è nelle tavole da migliaia di anni, al vino sono state dedicate dai trattati alle poesie. Dunque bere un calice di vino c'è anche una certa eleganza, una certa storia da raccontare. Assolutamente, bere un calice di vino è quello, è ascoltare un racconto, è scoprire a volte dei segreti e ascoltare a volte anche delle poesie. Come si fa a comprendere l'età del vino? L'età anagrafica del vino, cioè quella effettiva, l'annata, è praticamente impossibile. L'età del vino è quella che lui presenta in quel momento. È come chiedere l'età a una bella donna, non è quella dell'anagrafe, bensì è quella che lei si porta col suo bagaglio di vita. Quindi un vino è giovane se ancora può vivere a lungo, è maturo se ha il suo massimo dell'espressione, è vecchio quando ormai è nella fase decadente. Quindi è vero quando si dice che il vino è buono se è di lunga annata? Sì, relativamente. Un vino è buono quando rispetta la propria tipologia. Un vino novello ben fatto è un buon vino novello. Un vino di grande affinamento ben fatto è un buon vino invecchiato. Deve essere una questione anche di tipologia di vino. Adesso torniamo nel passato.
Serata molto particolare, interessante, in cui hanno vinto le tradizioni. Sì, infatti è una serata pensata proprio per valorizzare le tradizioni, la cultura del nostro paese in particolare, ma di quella che è tutta l'area grecanica, diciamo. La cultura del questa serata in particolare del vino, proprio del piacere di fare il vino, di conversare sul vino e di assaggiare questo nettare che ha millenni di vita. Lo scopo della serata è quello di condividere con esperti e appassionati degustatori il vino, abbinato anche a delle pietanze molto particolari come il pane di grano. Sì, è tutto pensato proprio per risaltare quelle che sono le produzioni locali, quello che è il cibo e i prodotti genuini e caratteristici della nostra terra. È proprio una, come dire, una condivisione, una commistione, diciamo, di gusti e di piaceri locali. Incontri di vini, siamo alla seconda edizione, un bilancio? Direi senz'altro positivo, vista la partecipazione di tanti amici, esperti e semplici degustatori. Sono felice di come sta andando la serata perché abbiamo riscontri positivi e in cui le persone che sono venute a trovarci sono rimaste entusiaste. Come mai la scelta di introdurre in questa edizione la degustazione guidata del vino? Ecco, è proprio la commistione di cui parlavamo prima. È bello vedere esperti e semplici appassionati o comunque semplici persone che si avvicinano al mondo del vino, perché è un mondo variegato il vino. Il vino parte da produzioni sofisticate, particolari, per arrivare al vino semplice, al vino del contadino. Infatti qua è proprio per questo che stasera abbiamo una cantina, diciamo così, professionale, anche se locale, di merito, la cantina di Malaspina, di cui siamo un po' tutto il territorio orgoglioso, perché ormai è diventato un fiore all'occhiello del territorio. Abbiamo anche un vigneto molto particolare, quello di La Face, che produce il Rubino di Bova, che è un vino secondo me eccezionale che merita di essere valorizzato. E abbiamo anche un vino proprio del contadino, un vino che non ha nessuna pretesa di essere un vino ad alti livelli, ma che però riscontra ancora nel nostro territorio, ma penso dappertutto, molti appassionati. Questo può essere anche un modo per avvicinare a tutti noi, insomma, per quanto riguarda non solo la zona di Rogudi, di Melito, ma anche altre persone che appartengono ai vari paesi, quindi delle zone limitrofe, a conoscere la cultura del vino, delle nostre pietanze. Certo, è proprio questo, è l'intento di questa manifestazione, è proprio questo, farla conoscere il più possibile e avvicinare in modo sempre più netto a quelli che sono i gusti e le tradizioni locali, che poi è la nostra cultura, quella del fare il vino, di ballare la tarantella, di avere certi suoni o un certo modo di intendere la vita in generale. Quello è il nostro intento, non è solo quello di Rogudi, per noi è quello che accomuna tutta l'area grecanica, ma anche la provincia di Reggio. Infatti questa sera abbiamo tanti appassionati che non sono solo di Rogudi, anzi forse di Rogudi siamo una minoranza, ma dei paesi limitrofi, quindi questo ci riempie d'orgoglio e ci sprona a far sempre meglio. Ci sarà una continuità, una terza edizione? Sì, sicuramente sì, almeno nelle intenzioni è così, però si vedrà, insomma, quello, se nelle nostre possibilità sicuramente ci sarà una terza edizione. We'll be right back.
corso dell'evento si è parlato di comunità del grano, cosa si intende? Allora, uno dei progetti della nostra condotta è proprio la comunità del grano. Ci sono altre comunità che appartengono ad un grande progetto di Slow Food che si chiama Terra Madre, così come i presidi. Nello specifico, la comunità del grano è una comunità che accoglie sia produttori di grano locale, sia trasformatori della farina, per cui abbiamo panifici, biscottifici, pastifici e poi semplici consumatori che sono diventati coproduttori, cioè dei consumatori attenti che scelgono che cosa mangiare conoscendo da dove arriva questo cibo, e quindi un cibo buono, pulito e giusto, un cibo gustoso, un cibo che fa bene, un cibo che nella produzione non inquina e non crea impatto negativo sull'ambiente e che riconosce il lavoro di chi lo produce. Perché la scelta di essere qui presenti come associazione Slow Food ad un incontro di vini? Perché nella provincia di Reggio, come in Calabria in genere, c'è una buona produzione di vini, un prodotto anche questo buono, pulito e giusto, e stasera c'è la dimostrazione di due vini che sono prodotti proprio con uve del nostro territorio, quindi non potevamo mancare accanto a questi produttori coraggiosi che con difficoltà portano avanti la loro attività. Sicuramente uno degli obiettivi fondamentali è anche quello di fare assaggiare i prodotti della nostra terra, quindi un modo di far avvicinare il pubblico, che ancora non conosce magari il pane di grano. Sì, Slow Food è anche questo, far conoscere, anzi nel dettaglio, un'altra delle comunità che noi abbiamo, che abbiamo fatto nascere, è la comunità dei cibi dell'area grecanica, della memoria storica dell'area grecanica. Attraverso questa comunità in particolare noi andiamo a riscoprire vecchie pietanze, vecchi prodotti che alcuni non si facevano più e grazie alla comunità si stanno nuovamente producendo, altri che invece si consumavano soltanto nell'ambito familiare. Quindi sicuramente un modo di condividere insieme. Assolutamente, io lo dicevo prima, gli eventi nostri, gli eventi Slow Food sono eventi che si basano anche e soprattutto sul piacere di stare insieme, sulla convivialità, sui rapporti fraterni che si creano tra i soci e gli amici di Slow Food. Altre partecipazioni a questi eventi? Ci saranno altri eventi, il primo a dicembre, ci stiamo lavorando, al Terra Madre Day, ci saranno diversi eventi intorno al 10, che è la data in cui in tutto il mondo Slow Food celebra il progetto Terra Madre e dove si festeggeranno i produttori che sono alla base delle comunità del cibo. Grazie mille, alla prossima. Grazie a lei.
messo le vesti di presidente Coldiretti, per così dire, perché la mia passione è il vino e stasera sono qui in veste di appassionato di vino, come quindi delegato dell'Associazione Italiana Sommelier. E stiamo dando una mano a questa festa, perché dove c'è il vino c'è sicuramente un sommelier, c'è sicuramente un territorio, c'è sicuramente un vino da dover degustare, e il sommelier è lì presente per dare il suo contributo. Una festa per valorizzare un'antica usanza dell'area grecanica, parliamo appunto di vino. Come mai il vino e non un'altra bevanda? Allora, il vino, diciamo, è l'area grecanica. L'area grecanica è la parte della... L'area grecanica è l'area Alto Ionio, è la zona della provincia di Reggio Calabria dove ci sono tutte le DOC e le IGP della nostra provincia. Per cui non si può parlare di vino se non si parla dell'area grecanica, non si può parlare di area grecanica se non si parla anche di vino. Stasera stiamo degustando dei vini prodotti espressamente sul territorio, e sono esattamente un vino fatto su bova con denominazione Palizzi e un vino fatto a Melito, però è un vino novello. Il vino novello che è il vino che si beve in questi giorni proprio per festeggiare San Martino e diciamo aprire le botti, però il vino novello è un'altra tipologia di vino che non ha niente a che fare col vino nuovo. Spieghiamo la differenza. Sì, la differenza è che il vino nuovo è il vino fatto con una macerazione normale, una macerazione alcolica, quindi una fermentazione alcolica, mentre il vino novello è una macerazione carbonica, fatto, è un procedimento tutto a parte, e produce un vino in assenza di ossigeno e in saturazione di anidride carbonica in un'autoclave o cisterna, come la vogliamo chiamare, d'acciaio, e in breve tempo diventa vino, quindi è un vino da bere subito e da bere già così com'è, non è un vino adatto all'invecchiamento. Questa sera sono stati presentati dei vini abbinati a dei cibi e pietanze della tradizione locale. Sì, stasera infatti abbiamo assaggiato un vino novello dell'azienda Malaspina, che ha sede a Melito, quindi a due passi da dove ci troviamo qui a Rogudi Nuovo, e un altro vino dell'azienda La Face, che è un'azienda, diciamo, non un'azienda vinicola, ma un'azienda, una vigna con vino di casalingo, però di ottima fattura. Abbinate ai cibi del territorio. I cibi del territorio possiamo vedere che sono la lestopitta, che ormai la fa da padrona in ogni sagra, in ogni festa dell'area grecanica, condita con caprino dell'Aspromonte, con le olive che di questi tempi fanno parte dei piatti comuni, delle verdure saltate in padella con verdure di campo saltate in padella con olio e aglio, per cui sono piatti poveri ma piatti della tradizione, piatti che si abbinano con questi vini giovani e freschi. Lo scopo dell'evento, oltre a conoscere il vino, è anche quello di condividere il semplice stare insieme. Sì, è giusto così. Il vino serve per socializzare, il vino serve per esportare un territorio, il vino serve per, come biglietto da visita di un'azienda, di un territorio, e per fare socializzare la gente. Quale miglior modo di incontrarsi attorno a un bicchiere di vino e fare un brindisi? Un'autentica poesia, allora. Sì, certamente. Un brindisi a tutti e alla prossima edizione.
proprietario della vigna La Pace. Sì. È un vigneto che nasce a Bova, ai piedi di praticamente del paese di Bova, a 600 metri sopra il livello del mare. E praticamente ci sono diverse varietà, tra cui una ancora non perfettamente qualificata. Ne parliamo? Sì, ancora sarebbe da studiare, perché a memoria di Duomo praticamente è un vitigno che aveva almeno 100 anni. Non è qualificabile come Gaglioppo o altri nerelli nostri, verosimilmente è una varietà greca portata qui dai greci. È ancora da studiare. Assieme a Cabernet, Montepulciano d'Abruzzo e Nero d'Avola viene fuori un bouquet che credo, spero, piaccia. Di che si tratta questo bouquet? Che profumazioni ha, ad esempio? Ma pare dai sommelier stasera che abbia dei profumi di frutta e di erba fresca appena tagliata e altro ancora che non lo so, io non sono bravo. A me piace vedere praticamente lo sguardo delle persone quando bevono il mio vino, soddisfatte, che piace, quindi credo che sia la cosa più importante, poi la realtà è questa. E le caratteristiche invece di questo vino? È un vino naturale, non aggiungo nessun solfito neanche quando praticamente tratto le uve, uso solo dei prodotti da contatto che rimangono all'esterno per 10-12 giorni e poi svaniscono, quindi non vengono assorbiti né dall'uva né dalla foglia. È un vino praticamente biologico, non ha zolfo, quindi anche per chi è allergico ai solfiti può berlo tranquillamente. Dunque è un vino completamente naturale? Assolutamente sì. L'accompagnamento a cosa? Dicono ai primi piatti carni selvaggina, carni rosse. Qualche amico lo beve anche col pesce, comunque. Sono casi rari. No, comunque, un vino che si accompagna con delle carni o dei primi piatti abbastanza corposi, tipici piatti calabresi. Può semplicemente anche essere come da bere, ecco, soltanto da bere. Sì, credo che un buon vino poi possa essere motivo di magari di incontrarsi con qualche amico e bere un bicchiere così senza nessun motivo particolare, insomma, perché è un vino che non crea, non dà fastidi, non dà problemi, per cui serve a stare bene insieme e basta. Urriami moro, u zucchero e caffè ma mi moleno. Urriami moro, u zucchero e